Allora, stiamo andando a Ras Mohammed, ragazzi. Voglio farvi vedere una cosa perché mi è venuta in mente. Vedete che fila che c'è oggi? Quando vi dicono a volte che se comprate l'escursione fuori non è autorizzata, vi lasciano nel deserto. Qua, e lo stavi dicendo tu, Dino, che c'è un sacco di polizia dappertutto, giusto? Vero, Ragazzi, confermo. qua adesso noi quando passeremo, io gli farò vedere questo. Questo qui è il permesso di lavoro. Ok, senza questo, noi qua come gruppo, se vado con una macchina privata, con mia moglie, con un amico mio, è un discorso diverso, ma come gruppo non c'entriamo, cioè se uno passa da qua e non ha un permesso per fare una escursione, non riesce neanche a entrare a Ras Mohammed, quindi per favore non ci credete. Adesso noi stiamo qua belli belli in fila, speriamo di andarci a fare un bagnetto fresco. Adesso siamo all'osservatorio degli squali, lì si sale sopra 50 metri, già l'avrete visto nel canale, e loro stanno lì facendo snorkeling. Dovevo andare anche io con loro, ma uno dei ragazzi non ha voluto affittare le pinne e la muta, e poi ha capito che gli servivano le pinne e la muta, quindi le ho date a lui e io sto fuori. Eccoli qua, stanno tornando. Qualcuno di loro ha freddo, non so chi. Le signore invece si rilassano qui con le bimbe. Che giorno è oggi? 3 gennaio? Tiè. Tutte quelle barche? Quella è l'isola che non c'è. Visto che ho detto vedevate tutto, ecco anche i cammelli. Non c'è credo. You're afraid? Attacca boys, attacca boys. Oops. Ragazzi, oggi Bax ci ha fatto prendere uno spavento, ha cominciato a respirare male, allora l'abbiamo portato da questo veterinario, il dottor Badr, che sta vicino, siamo vicino all'Oriental Rivoli praticamente. Però siccome diciamo ci ha tranquillizzato, quindi chi ha un cane sa com'è. Comunque sembra che Bax sta bene. Thank you very much, doctor. Questa è l'area dove ci sono i vari negozietti per comprare souvenir, i supermercatini, dove adesso andremo. Ma qui, ragazzi, c'è un casino, l'Aladdin. Ci sono certamente casinò migliori a Sharm, però una cosa che voglio farvi vedere è che qui c'è Bankmaster, questa macchinetta è ottima, mo adesso non funziona, però in generale questa banca è ottima sia per cambiare che per prelevare. L'importante è che vi date Euronet e Crédit Agricole. Ora, mentre noi gli diamo la SIM card e intanto loro la mettono, prego. Ce l'hai l'affarino per... No, ce l'ho io. Aspetta. Stasera si magna. Tiè. C'è pure torso. Grazie mille, raga. Ah, bello. Grazie mille. Questo giovanotto vuole che facciamo il vlog. Vuole salutare l'Italia, oh? Quindi ciao. Ciao, come stai? Eccolo un altro. Italy Little Bit. Italy Little Bit. C'è un amico del canale che mi ha contattato, ha prenotato delle escursioni, è qua a Sharm, la figlia è una fan del canale, quindi gli abbiamo fatto fare questa cappa di Buongiorno Egitto. È sera. Perché è sera? Perché ci avevo da fare. Se vuoi riprendere? Buonasera, buonasera a tutti, come state? Ma ci conosciamo noi già? No. Ho la faccia di uno ciao, conosciuto. Ciao. Mi sembrava che si assomigli molto a mio amico, Ciao, come state, ciao, ragazzi? ciao, ciao, ciao. Questo è per Tuo padre ti ha fatto un bel regalo, sono venuto apposta. E tua madre, e tua sorella, soprattutto. Ciao. Per me, sì, assolutamente. Fantastico. Grazie. La cosa importante è che ti rivedi quando sei a casa, poi. Grazie, grazie mille. Ma di che? Grazie a te per l'affetto. Avevo parlato su Zoom, tu eri appena tornata da lavoro, sei contenta adesso, eh? Sì, sono un po' rammambita, fa freddo. Oggi è arrivato il freddo. Però sono stati carinissimi perché non hanno trovato, erano tutto chiuso quando sono partiti, mi hanno sì, era portato. le 6 di mattina, era tutto chiuso. Grazie mille. Come vi state trovando per adesso in albergo? Per adesso bene, bello, poco. Ancora stai scombussolando. Sì. Nel senso. Mo' ci beviamo una cosa insieme e poi ci vediamo dopo, dai.